Buongiorno a tutti, ben arrivati. Buon start in settimana a tutti. Siamo pronti per partire? Mi date l'ok? Come siamo messi? Siamo messi bene, 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 bene. Sì, ok, siamo pronti per partire. Allora partiamo subito. Lasciamo correre un attimino il disclaimer. Io ho fatto un bellissimo long sull'euro-dollaro e l'ho già chiuso. Chiuso qui. Pagava di più, sono entrato con un piccolo short adesso, ma quasi quasi me lo chiudo. Allora, sono entrato short, vi spiego anche il perché, la dinamica dello short in una espansione rialzista. Sono stato guardando, quindi un attimino che blocco, un attimino il parlare, che aspettiamo un attimino di cambiare il monitor. Ok, il disclaimer l'abbiamo visto tutti? Perfetto. Allora, chiudiamo lo short, aspettiamo un attimino. Allora, adesso vedete. Salgo il disclaimer. Allora, vedete che sono in balia di entrare long, entrare short. Allora, siamo in un ciclo 1. Allora, chiudiamo lo short, perdita, ed entriamo long. Ok, allora vi spiego un attimino la dinamica delle entrate, perché sennò poi non siamo più. Allora, qui vediamo intanto la performance di oggi. Questi lo chiudo adesso in perdita, sono in plus 424, quindi ho chiuso lo short, che adesso sarebbe andato anche bene perché non mi piace l'idea di tenermi lo short in un trend rialzista, ok? Quindi avevo già 400 e qualcosa, sono arrivato a 424, lo stesso chiudendo una perdita di uno short che non mi piaceva, ok? Mi sono girato long nuovamente, doppia entrata, ok? Sono con 4 lotti rialzisti, adesso devo recuperare i 50 persi, quindi sono entrato. Allora, dinamica ciclica sul minuto, cioè non c'è tanto da spiegare. Le entrate le ho fatte un po' prima, quindi le avevo fatte più o meno qui, poi ho visto la discesa, toccato del pivot classico, ore 9, guardate, 9 precise, il pivot è partito come un razzo. Ok, l'entrata short, perché sono entrato short? Voglio farvi ragionare un attimino con la mia mente, con la mia testa. Io vedo questa entrata delle 9 e sono qui e entro short, che poi chiudo con perdita, ma non importa. Perché ho chiuso? Perché sono entrato short sui massimi assoluti? Ok? Perché sono entrato short in un trend rialzista? Perché sono entrato short? Short di USD Yen da lungo termine, Mattia, va benissimo, poi lo riguardiamo. Perché? Perché sono entrato short. Dai, dai Cinzia, dai Giuseppe, Marco, dai a tutti qua, siamo tantissimi, dai. Perché sono entrato short? Sebbene l'ho chiuso adesso in perdita, perché sono entrato short? È un ragionamento che vi dovete fare ogni volta. Perché si entra long? Perché si entra short? No, sì, va bene, un 4S poteva essere un'idea di entrare, però il 4S l'ha fatto adesso, quindi continuerebbe lo short. Io lo short l'ho chiuso in perdita, avete visto. Non ho tenuto lo short, l'ho chiuso lo stesso, perché non è sceso come volevo, ma perché? Cosa ho guardato per fare lo short? Per la chiusura del ciclo 1 è troppo presto, perché questa era la prima gamba, sta cercando adesso la seconda gamba e la terza. Ok, adesso sono entrato long, mi sono girato con doppia size, 4 lotti. Perché sono entrato short? Non ha niente a che vedere con i cicli? Dai, ci arrivate, se ci pensate un attimino ci arrivate, statistica. Toccato e superato il pivot. Vabbè, l'ha fatto, ma non è quello il motivo. Non ha superato il secondo pivot, non c'entra niente, non vado a cercare la fortuna che mi tocchi il pivot, questo non c'entra niente, non ha niente a che vedere. Può essere che vada a toccarlo come non va a toccarlo, quindi non mi interessava assolutamente il pivot. Doveva rientrare sulla media 12? No, assolutamente no. Cioè, poteva farlo, ma la media è lì, il prezzo va a toccarla, ma non è perché la media è lì, ma perché il prezzo si muove, non ha niente a che vedere. In questo caso non mi interessava la 12. Qual è il motivo? Dai, statistica, vi do soltanto una piccola idea. Una statistica è che la posizione è chiusa in perdita, avrei anche guadagnato adesso perché sta scendendo, ma lo stesso io mi sono girato long. Perché? Non perché mi sono girato long, ma perché sono entrato short da questa zona qui?
Sono entrato long e short da questa zona qui, poi chiuso in perdita, ma non importa perché sono entrato short. Qual è la dinamica dell'entrata? Statistica. La parola chiave è statistica. Dai, ditemi perché. Aggiungo che ci sono due motivi. Uno si sta un attimino girando rialzista, quindi. Però qual è il motivo? Un motivo principale. Dai che ci arrivate. Dai, non mi fate perdere tanto webinar per questo, è semplicissimo, dai. Però voglio che ci arrivate, qualcuno me lo deve dire. Statistica. Ok, io sono nel grafico H1, mi metto un attimino H minuto, vi metto un attimino sull'H1, vediamo magari se qualcuno dice, ah, adesso ho capito. Cosa vedete sull'H1? Ah, bravo Mattia, ma perché? Bravo Giuseppe, ma perché? Statistica, ditemi, datemi un po' di informazioni sulla vostra affermazione. Perché? Dettagliate un po', un attimino, dai. Dettagliate la situazione. Si può dire dettagliate la situazione? Dai, mettetemi dei dettagli sulla situazione. Perché? Allora, diversi di voi mi hanno scritto candela lunga. Va bene, la candela lunga cosa vuol dire? Che è difficile con una candela. È poco probabile che una candela H1 si mantenga, vedete, ha fatto 27 pips, quindi probabilmente non si fermerà, cioè non darà a farmi 35-40 pips una candela sola, ok? Guardate, anche questa candela qui ne ha fatti 34, però poi se l'hai rimangiata è tornato a 25, quindi chiudere lo short è stato anche un attimino, è che non volevo star lì tanto a tenere le operazioni, preferisco chiudermi in positivo e vedi, questa ne ha fatti 27, però poi è tornato indietro. Quindi ho deciso di fare un'entrata dopo aver visto 27 pips, ho detto ok, io sono uscito qui con il long, ho visto questa salita, ok, adesso ti faccio uno short ancora. Poi l'ho chiuso male, non importa, mi sono girato long. Perché sono girato long? Perché statisticamente deve partire poi un ciclo 2. Quindi l'ho short fatto, anche se non l'ho chiuso in positivo. E quello che ho chiuso in negativo, questo qui che ho chiuso in negativo, questo qui, ok, 45 euro, era lo short che ho tentato di fare, ok, mentre saliva la candela. Poi non mi è piaciuto, l'ho chiuso, mi sono girato long con 4 lotti, quindi adesso devo recuperare i 50 euro, ma sono importanti. Adesso quando mi riparte un ciclo 2, questo è il ciclo 1, sta per ripartire un ciclo 2, vedete c'è il pattern 4S. Ok? Quindi a questo punto il Fibonacci lo aggiorno sul massimo e l'ultima espansione che è il minimo. Ok? Quindi un'altra entrata longa la potrei fare toccando dei livelli bassi, perché comunque sono in un trend rialzista di brevissimo termine. Quello che succede stasera, quello che sarà poi la fine della giornata, quello che sarà poi l'euro-dollaro rialzista o ribassista, a me non interessa perché ho estirpulato proprio un po' di pips, un po' di guadagno dal mercato, quello che mi interessava. Il resto non mi interessa. Adesso il target per la situazione rialzista, volendo, vedete che avrei chiuso piuttosto volentieri lo short, va bene, non importa, è il pivot. Quindi sono entrato doppio, se mi arriva il pivot mi porto a casa altri 200-300 euro, mi chiudo. H1, fascia, campana con cielo in sì, può essere Giuseppe, ma io sto guardando il minuto, non mi interessa. Sul minuto, però attenzione, campana gaussiana in chiusura sull'H1 può essere, però siamo in una campana H16, quella gialla, con un ciclo 4 giallo, che può scendere ancora, però probabilmente qui sta per partire qualcosa. Se mi ritorna sopra la media 48, eccola qui, togliamo il Fibonacci così c'è un po' di roba in più. Se mi ritorna sopra la 48, potrebbe anche sull'H4 essere questo il minimo assoluto. E qui la ripartenza del ciclo 1. Quindi se è un ciclo 1H4 mi parte con forza. Sull'H1 i cicli sono un po' sballatini, diciamo. Uno, un 2 che non si riesce a capire è questo l'1, ribassista, debole. Questo è un 2, però mi parte forte. Non riesco a capire bene che cosa stia facendo. Quindi
Devo cercare una direzionalità, la vado a vedere sul minuto. Ok? Quello che ho fatto è questo. Non sono andato a fare altro. Perché se poi tu vai a vedere sul fascia, che poi va benissimo, sul fascia ti dà un segnale short, fallo. Tecnicamente probabilmente andrà bene. Cioè, ti dà un segnale short, adesso il segnale logicamente è rialzista, con una candela così è rialzista. Però se ti dà una campana che in chiusura, la vedi in chiusura questa? Pensavo che fosse una campana alta, vedi che alla fine ti perdi in un bicchiere d'acqua, se posso dirlo così, perché alla fine questa è una campana che doveva chiudere. Questa non è una campana che deve chiudere. Questa non è una campana che deve chiudere. Anche se poi lo fa, non la puoi tradare perché è troppo. È lateralità. Vedi che il mercato sta scendendo in lateralità, ogni tanto ti fa una puntina, è in lateralità. Quindi preferibilmente. Secondo me, poi, ti preoccupa la campana cauzzale in chiusura? Allora non lo fare, basta, ti sei tolto la preoccupazione, ti sei tolto il problema. Se ti preoccupa, non la fare. Oppure vai, come ho fatto io, sui 5 minuti, vai sul minuto, vai dove vuoi, vedi, qui c'è un segnale long sul minuto. Qui. Breakout di questo massimo. Allora, questo è molto importante perché se tu vai a vedere sul minuto, questa zona qui, che cos'era questa? Dai, vediamo se riesci a coordinare un po' tutto quello, i dettagli del grafico. Cos'è questo punto qui? Non mi interessa se sei già long, io ti sto chiedendo il perché. Sei già long da 2 settimane che sei long. Era il massimo assoluto di cosa? Dettagliata la risposta, sempre con un gergo borsistico, usando i termini di borsa. Che cos'è? No, non è, ma può essere che era il massimo della distribuzione, ma questo non mi interessa. Che cos'è oltre ad essere questo? Massimo della distribuzione, sì, era questo, hai ragione, ha chiuso la campana, sta ripartendo, ma che cos'è ancora? Dai, che cos'era questo punto qui? Che cos'era? Era un massimo, perché lo vediamo, ma che massimo era questo? Dai, cavolo, il mercato è partito qui. Questo che cos'è? E questo che cos'è? Dai, Madonna santa, dai. Me lo dovete dire adesso. Ah, ma va a quel paese, dai. Ma anche tu, Mattia, vai anche tu. Se io sto parlando di questa giornata qui, che non è ancora terminata, questo è il minimo intraday, questo è il massimo intraday. Una rottura di un massimo, di un minimo intraday, mi vuol dire che la candela dell'open price, che è questa, mi ha fatto la spike. E qui era finora un corpo del genere. Se mi rompe questo massimo, va oltre il massimo intraday, mi fa un nuovo massimo. Quindi questo breakout è un breakout del massimo intraday. Finora non ho visto niente dalla partenza di questa notte che non è andato oltre a questo, non è andato oltre a questo. Il primo breakout è stato questa zona qui. Ok? Quindi cercate di usare i termini giusti perché sennò vi imbrogliate. Questo era il breakout del massimo intraday, il massimo visto finora nella giornata del 26. Ok? Quindi non è fantascienza. Questo era il breakout. Andavi a vedere il segnale dei 5 minuti, era proprio qui, sul breakout il max intraday. Questo qui era il long da fare. Il problema del trading, che è un problema molto grande, che io dico sempre le donne non ce l'hanno, ok? Noi uomini purtroppo non siamo multitasking, ok? Non possiamo pensare a una cosa e farne un'altra, ok? Io, per esempio, quando studio o quando studiavo, non riesco ad ascoltare la musica mentre studio, non riesco a leggere un libro mentre ascolto la musica. È difficile, se metto una musica in sottofondo, magari dovrei mettere una melodia, ma non cantata, perché sennò mi viene confusione in testa e non riesco più a leggere. Insomma, dato di fatto che le donne riescono a fare tante cose nello stesso momento. E il treda
Deve fare la stessa cosa. Tu dovevi pensare, dovevi saperlo questo, che era il Mastrello, lo dovevi sapere. Quindi sapendo questo, ti vedevi un segnale long, anche se la campana gaussiana sta chiudendo qui. Bene, ripartiva. Oltre a questo, tu avevi questo minimo qui. Avevi questo massimo qui. Adesso vediamo se riesco a metterlo un po' più indietro. Avevi questo massimo qui. Dai. Più o meno. Vedevi il prezzo scendere, tornavi sopra il 50%, che era questo, ti dava il segnale long qui sul breakout. Sei sopra il 50%, stai andando a rompere il massimo, anche il massimo di Fibonacci. Ok? Cioè, è semplicissimo, il trading è semplicissimo, se lo usate così è semplice. Il problema è che poi ti frega, e quando hai fatto il tuo trade, non ti sei accontentato, e continui a fare trading, che allora perdi questo, ah no, ma lo tengo ancora, poi risale, ma no, ma perché sta scendendo? È il trend rialzista. Non è detto niente. Tu avevi fatto il tuo trade, ti sei riuscito a estirpulare il dente, tirare via il dente malato. In questo caso il dente è il guadagno. Lo riuscivi a tirare fuori dal mercato questo tuo guadagno, basta, avevi finito. E poi stai tutta la giornata lì e continui a fare, voglio fare anche questo, voglio entrare long, voglio entrare short, voglio entrare long, voglio entrare short, short, long, long, short, ti ingarbugli, non sai più da che parte andare, non hai una direzionalità, perché poi il mercato incomincia ad andare in laterale, le prese di profitto, non è più razionale, che poi razionale non lo è mai, però in questo momento ha avuto un attimo di svista che ha dato la razionalità su un segnale long, su un breakout intraday, questo era il long da fare. 10 lotti, 1600 euro, avevi chiuso la giornata, giusto o no? Però nessuno di voi è riuscito a dirmi che quello era il max intraday. Perché? Perché siete fissati, che è giusto, però il problema tuo, anche Giuseppe, che è il problema generale di tutti, avete fatto il metodo fascia. E non lo usate come deve essere usato. Se il metodo fascia ti dice long, devi andare long. Se il metodo fascia ti dice short, devi andare short. Se lo usi su 5 minuti, lo usi su 5 minuti. Se lo usi su H1, lo usi su H1. Se poi vuoi abbinare il metodo fascia a quello che faccio io, cicli, tutto il resto, allora è un'altra cosa. Ma non lo devi andare a vedere, ma la campana gaussiana mi dice short, allora non entro long. Perché allora ti saresti perso guardando sui cicli. Il long del minuto, ok? Non puoi fare questo e quello, o fai una cosa o fai l'altra. Se le devi fare entrambi, non ti devi fare influenzare dalla campana gaussiana che sta scendendo, ok? Non devi andare a vedere H1 se la campana è in chiusura. Se la campana è in chiusura, allora fatti lo short e non rompere le scatole agli altri. Se invece non ti piace perché la campana gaussiana sta chiudendo, però su H4 mi sembra un po', su H1 mi sembra che. Allora incomincia ad avere la puzza il grafico e dice: ok, allora sai cosa? Meglio che non faccio trading, o è meglio che aspetto un ritracciamento ed entro long, perché probabilmente adesso mi partirà sul minuto un nuovo massimo. Perché io durante i webinar, che poi li faccio in un orario giusto proprio per fare trading, è perfetto, alle 9, 9 e mezza, 10. Perché nei webinar io solitamente, non dico sempre, ma solitamente ho ragione quando dico qui deve fare un nuovo massimo? Perché io scelgo la metrica, la statistica, è un livello importante di capire che questo era il ciclo 1 e mi deve fare un ciclo 2. Okay? Questo magari era la chiusura, doveva fare un nuovo minimo, l'ha fatto. Ok? Adesso non è detto che si ferma, può andare anche a toccare il pivot e poi ripartire. Ho già chiesto stamattina gli indicatori ciclici. Oggi è lunedì, mettiti in fila perché lunedì, guarda, è terribile per il viso, è terribile perché dal venerdì sera, sabato, domenica si accavallano le richieste, ti puoi immaginare quanto sarà. Io spero che prima di mezzogiorno riescano a lavorare la tua richiesta perché poi verso l'una Laura smette, quindi non c'è, non so chi subentra dopo l'una, quindi la confusione. Purtroppo è così, nel weekend si accumulano. Io lo vedo proprio perché vedo le notifiche dei conti da far partire. È un macello, lunedì e martedì è un macello.
Che poi va benissimo, nessuno si lamenta. Ok? Va bene, comunque la definizione dello short l'abbiamo capita. Purtroppo io ho chiuso in perdita qui, mi sono girato long, quindi adesso sono di nuovo in perdita con le operazioni, però preferisco essere in perdita con delle operazioni long che con delle operazioni short. Quindi lo short non mi piaceva, l'ho chiuso in perdita, mi sono girato long. Preferisco il long perché secondo me è il trend rialzista, dovrebbe ripartire a rialzo. Però sul minuto ho fatto questa definizione. Poi se andiamo a vedere ancora, e ve lo spiego sempre ogni volta, però quello che noi vediamo qui, che è il 50%, se andiamo a vedere chissà perché, chissà per cosa, è il 50% anche della distribuzione. Vedete qui? È praticamente la stessa zona. Quindi questo breakout, che era nuovamente il breakout dell'intraday, era sul 50% di una distribuzione che poi è stata rotta. Quindi è tutto quanto nel grafico. Non è che il grafico faccia quello che noi vogliamo perché l'analisi è giusta e perché di qua di là. Però statisticamente ne usciamo bene perché abbiamo un'analisi che tiene. Questo è. Solo questo è il problema. Riuscire a individuare nel momento giusto il grafico giusto. Basta. Però se l'hai fatto, poi devi chiudere il computer, tirare la spina e andartene via. Perché questa è la fine. Questo è il ciclo 1, questo aggiorniamo il minimo. Prima o poi dovrà ripartire. Deve ripartire, qui abbiamo il pattern 4S, anche se sul minuto non è che sia tanto interessante. Siamo sempre sopra la media 48, l'andrà a ritestare. Purtroppo il mio short potevo chiudere qui con guadagno, l'ho chiuso in perdita, ma non importa. Adesso aspettiamo la parte rialzista. Va bene? Ci siamo? Io sono un po' fifone, cerco di chiudere sempre le operazioni prima, se tenevo, prendevo, facevo, non sono tutte cose col senno di poi che non mi piacciono. Io preferisco prendere quando vedo che è positivo e poi ci penso. Guardi, stamattina, anche venerdì sera avevo 500, quasi 600 euro di guadagno della sterlina dollaro, poi alla fine ho chiuso con 50 euro perché era venerdì, volevo stare in pace nel weekend. Però mi sono mangiato un po' le mani dal punto di vista che, lo dico sempre, non si guarda mai quello che è successo, perché alle 5 di sera, dove io potevo chiudere con 500 euro di guadagno, non l'ho fatto perché pensavo che andasse oltre. Però era venerdì, normalmente potevo chiudere e starmene tranquillo. Invece no, non ho chiuso, sono andato a farmi in giro in moto, poi alla fine della sera ho chiuso con 50 euro di guadagno. Vanno bene lo stesso. Però col sonno di poi dicevo, vedi, tu predichi bene e razzoli male, quindi alla fine, come si dice, sono stato io stesso a fare lo stesso sbaglio che fanno tanti. Ci sta, intanto li faccio anch'io. E non ho neanche il motivo di dirvelo perché potrei tenermele per me le cose negative, ma preferisco dirvi tutto, non è questo il punto. Ok, adesso siamo comunque qui, ha toccato il 50%, quindi ricordiamoci sempre che questa è l'espansione H1, quindi andiamo a fare un po' di analisi, visto che l'euro-dollaro è la nostra coppia che usiamo. Questo canale qui, allora tanto togliamo i segnali, questo canale qui, l'unica zona che io ho è questa, però è giusto lasciare un canale così adesso a questo punto? Certo che no, non aspetto neanche la risposta, perché è troppo vecchio, è un canale che è troppo antico, ormai prende del grafico che non ci interessa più. Lo spostiamo nell'ultima espansione, che è questa, ok? Aggiorniamo un po'. O questo no, perché è l'ultimo massimo, quindi non lo faccio, lo metto sull'ultimo minimo, che è questo. È un canale rialzista, ribassista, questo bisogna dirlo, è ribassista, e sta cercando, mettiamo anche la parte centrale, togliamo il Fibonacci, lo vediamo, vediamo se riusciamo a metterlo più piccolino, lo lasciamo così. Dai. Mettiamo anche il canale, cioè mettiamo la parte centrale che è la trend line, che è questa, più o meno. La metto nella parte centrale, ad occhio, non vado a fare. Sta ritornando nella parte centrale. Questo mi vuol dire che probabilmente ripartirà dal pivot. Guardate, dal pivot ripartirà rialzista. Siamo alle 9:56, tempo buono, long per me. Cerco la direzionalità rialzista, anche se il ciclo 2, che è questo, dov'è il ciclo 2? Dov'è finito il ciclo 2? Come mai il ciclo 2 è così? Questa era una Y, questo è il ciclo 1 ribassista?
Questo era un ciclo 1 diventato ribassista. Vedete che c'è troppa roba che non c'entra? Se tutto questo grafico qui non è più ciclico. Quindi a questo punto mi lavo, proprio mi lavo la mente, la devo lavare, tolgo il Fibonacci, che per il momento non ci interessa, tolgo la mente, cioè la stacco proprio, non mi interessa più sapere che cosa sono i cicli, devo capire soltanto se da questo minimo qui, che è un minimo assoluto, mi parte un ciclo 1, no, perché poi vediamo la campana che scende. Siccome noi abbiamo la campana che scende, sto cercando il minimo assoluto, quindi a questo punto mi interessa sapere sui minimi assoluti se questo era il ciclo 1. Visto che questo non può essere il ciclo 2, perché ha fatto un minimo centrale più basso, quindi ha fatto la formazione a Condor, zac, 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 vedete che torna su, non è arrivato, è andato sotto questo, perché il ciclo 2 doveva fare così, dopo un ciclo 1 debole, quasi ribassista, e facciamo un ciclo 2. La campana che sta scendendo, probabilmente andando sopra la 48, sta partendo un nuovo ciclo 1. Giusto? O no? Ci siamo o no? Quindi io sto per capire, sto cercando di capire se questo qui è il minimo assoluto e sta per partire un ciclo 1. Se è il ciclo 1, questa è la prima gamba. Visto che abbiamo questa salita e discesa, posso spostare, o meglio fare così, questa zona qui. Da qui mi parte un ciclo 1. Secondo me parte qui un ciclo 1, da questo minimo qui, che è il minimo del 23,7 alle ore 14. 23,7 alle ore 14, discrepanza di 4 ore, da qui mi parte su H1 anche un ciclo 1, che poi vedete che questo qui potrebbe essere il ciclo 1, il primo pezzo della distribuzione che comunque è irregolare, che non c'entra niente, potrebbe essere una Y sull'H4, Y. Scrive Y, no, una Z, Y, questa, quindi questa zona qui non è più una trend line, ma non è continua, ma è questa. Questa zona qui, da dove mi parte il ciclo 1, che è il giorno 27, vediamo, sto facendo una cavolata, era questo, no? Il giorno 20, 23, 7, ore 14. Di 37 ore 14, questa qui mi parte una nuova ciclo Y. Questo è il ciclo 1, mi è andato sopra la 48, il prezzo è in movimento, quindi dovrà tornarci. Da qui in poi io calcolo che su H4 deve partire un nuovo ciclo 1, campana gaussiana celestina qui tratteggiata deve ripartire, sta a termine della campana H16, quindi se parte tutto parte come un razzo. Giusto o no? Ci siamo o no? Abbiamo un minuto al cambio di candela H1. Nel contesto ci sta il mio ragionamento o no? Ci sta o no? Poi, una cosa che non mi piace, perché anche cose che non mi piacciono, prima gamba, seconda gamba, se questa è la terza gamba, potrei farmi la quarta gamba così. Giusto? Ma siamo in un segnale rialzista o siamo in un segnale ribassista? Quindi questa zona qui potrebbe essere in mezzo ciclo, cerca di salire, mi sta facendo la terza gamba. Cambio dell'ora. In questo caso qui ho un minuto di ritardo, è solo il lunedì, ma c'ho un minuto di ritardo, ma non importa. Andiamo a vedere. Mi date un po' di risposte? Avete capito come ho letto io il mercato in questo caso? Sebbene mi sta facendo questa spike qui, o me l'ha fatta questa spike qui di 18 pips, che è quella che mi aspettavo qui, sta scendendo ancora, benissimo che scenda, in questo momento qui mi fa piacere che scende, perché l'open price della candela è questo. Qui è la candela delle 10. Ok? Sta diventando ribassista. Da qui in poi, ragazzi, siamo di nuovo rialzisti. Vuol dire che la candela da qui, se incomincia a salire, deve salire la china di 17 pips e tornare di nuovo rialzista. Siamo nell'H1. Riparte. Ecco qui. Adesso parte anche la candela dell'H1 che qui, ecco qui. Riparte. Qui abbiamo questo minuto di ritardo. I broker sono sempre un po' diversi. Riparte la candela. Qui non ho la spike, però ce l'ho nell'altro. Qui un minuto di ritardo sempre. Ricordate che qui parte lunedì un minuto di ritardo. Vediamo cosa succede. Non mi aspettavo questa cosa, cioè me l'aspettavo prima. Purtroppo ho chiuso gli short, mi sono girato long. Preferisco tenermi long, lo dico sinceramente.
Preferisco i long in questa situazione qui di mercato, preferisco i long. Non mi stupirebbe che il prezzo ritornasse sopra questa zona e andasse a toccare questo pivot. Quindi il target per me adesso è il pivot. Quindi ho accumulato in questa situazione qui posizioni rialziste. Se il prezzo mi ritorna qui in alto, io mi porto a casa altri 1000 e sono a posto per la giornata di oggi. Il secondo pivot. Secondo me, poi se, ricordati che stai rompendo anche questo massimo qui, potrebbe anche andare a toccare il livello del canale alto. Canale alto, bene. Perché potrei arrivare al canale alto? Qui. Diciamo che il mercato è partito qui, in questo è l'open price, questo è il minimo intraday, zona di resistenza, guarda caso. Se devo tornare qui in alto, quanti pips ho? Devo fare il calcolo che se da qui a qui sono 60 pips. Li può fare in un giorno l'euro-dollaro 60 pips? Ok, la risposta ce l'avete perché sappiamo che il range operativo è molto più alto. È uscito un dato macroeconomico sulla Germania, andiamo a vederlo. Ore 10, tutto negativo per l'euro-dollaro. Negativo, quindi dovrebbe scendere a palla, okay? Dovrebbe scendere ribassista, diventare debole, scendere, fare nuovi minimi. Adesso vediamo cosa succede. Dovrebbe scendere, andiamo a vedere sui cicli del minuto. Dovrebbe scendere, giusto? Scendere, vedo che anche se alle 10 del mattino di lunedì ci sono dei dati importanti, l'IFO sulla fiducia delle aziende in Germania è negativo, che è il polmone dell'Europa e la Germania per il momento da diversi anni, è un paese che sostiene un po' tutto quanto l'euro, la Germania, quindi un dato negativo dovrebbe scendere, giusto? Invece no, non ce la fa. Non ce la fa a dare questa espansione di dire ah, tutto negativo scende. No, cerca ma non ce la fa. Non vedo. Adesso stanno un attimino analizzando chi deve entrare e chi non deve entrare. Vediamo se spinge più rialzista o ribassista. Secondo me la sorpresa oggi è che l'euro-dollaro sarà rialzista. Anche se sul minuto sembra andare a fare qualcosa di ribassista, perché il minuto praticamente. Questo potrebbe essere un ciclo 1 veramente debole, oppure addirittura un ciclo 2 già. Ho sbagliato l'analisi? Non importa, perché intanto io mi regolo guardando gli altri grafici. Va bene? Allora, USD/Yen, così cambiamo un po' e lasciamo stare l'euro-dollaro. Il DAX io sono short, sono short. Sono short di DAX, poi lo andiamo a vedere da qui, poi andiamo a vedere nel webinar che viene dopo, andiamo a vedere anche la dinamica del, infatti sono short, però tra un pochettino me lo chiudo perché non l'ho aperto neanche oggi, l'ho aperto venerdì. Ok, la dinamica è short tempo short e tempo short. Ci siamo arrivati però al momento di chiusura, quindi questo qui è una zona di resistenza, vedete? L'ho messa qui proprio un bel livello, quindi io chiuderei, tolgo questo Fibonacci già che ci sono. Cioè che me lo chiudo, appena vedo un altro tocco ribassista mi chiudo il DAX. Il DAX ribassista, correlazione inversa con l'euro-dollaro. Però andiamo qui, lasciamo qui, poi guardiamo l'outlook wiki, lo guardiamo dopo e andiamo a vedere in questo caso l'USD/Yen nel metodo fascia. Ma no, non è la definizione giusta, non è che sono sicuro che salga l'euro-dollaro, non sono sicuro mai di niente. Però con gli anni, l'esperienza, no, mi fa fare l'analisi, dico che magari dal tono di voce mi senti talmente tanto sicuro, ma sicuro non lo so, non è mai niente. Però col tempo penso che l'euro-dollaro si è arrivato in un momento dove deve ripartire. Questi movimenti qui, a questo orario qui, alle 9, sono momenti che comunque l'alta volatilità porta sia a un movimento che non è consono, che il movimento questo qui non è consono con il trend, è il momento di volatilità, di espansione rialzista e ribassista che ha fatto nella candela delle 9. Quindi molta gente, molti trader
fanno operatività soltanto a quell'orario lì, quindi c'è la volatilità alta, quindi c'è chi entra long, chi entra short e ha fatto un movimento irrazionale del mercato. Okay? Questo è il canale che non lo consiglio perché sono molto inclinati questi canali, quindi non è tanto bello da vedere, però l'unica espansione è questa. Volendo come direzionalità per darti un po' di input, potresti usare anche questo canale qui. Ok? Quindi è comunque un canale rialzista, anche se è sceso tanto, è un canale rialzista o no? Non lo metto sul minimo perché il minimo è l'ultimo che vedo, quindi non è, per me ancora non è niente. Se mi ritorno dentro il canale, mi torna sopra il 50%, ragazzi, torna su. Questo movimento qui non è da calcolare come un movimento del prezzo, è proprio un movimento di volatilità, di prese di profitto, di shortisti, longhisti, cose del genere. Alle 9 c'è l'alta volatilità che assolutamente fa questi movimenti qui. Allora, Fibonacci qui ce l'abbiamo già, quindi questo qui lo possiamo togliere, già che ci siamo, pulisco anche qui il grafico. Allora, l'USD Yen, tu sei short, per quale motivo, Mattia? Mi dai il motivo dello short? Qual è il tuo motivo dello short, Mattia? Perché seguivo la chiusura ciclica settimanale. Ah, beh, allora questa è una cosa tua, te la devi tenere. Però il trade lo tieni tutta la settimana, lo tieni 2 giorni, lo tieni oggi. Cosa fai? Come l'hai calcolata la ciclica settimanale? Attenzione che però dobbiamo andare a vedere una cosa che mi interessa. Come la vedi la ciclica settimanale? Da cosa? Contando le candele. Ah, siamo arrivati alla zona di resistenza. Io per il DAX, ragazzi, mi chiuso il DAX. Ok? Quindi lunedì devo portare a casa. Lunedì è una giornata che devi guadagnare, giusto? Allora, settimanale, candela, contando le candele, bravo, sei un contatore di candele. Non lo so, perché la settimanale non lo guardo da questo punto di vista ciclico, no. Però andiamo a vedere veloci, poi lo aggiorniamo nell'Outlook weekly dopo. Allora, se devo vedere il dollaro yen, weekly. Chiusura settimanale, no, io avevo il segnale sorto 1.10.43, è partita la candela, però sta per avvenire un segnale long, però siamo neutri. Poi lo andiamo a vedere, dai. Allora, andiamo a vedere sul metodo fast il dollaro yen, ha dato un segnale short questa notte a livello di pivot, sta già pagando. Quindi il dollaro yen debole, normalmente è un dollaro debole, lo deve portare sull'euro dollaro. Quindi attenzione alle operazioni ribassiste dell'euro dollaro, che prima o poi mi darete ragione, dice: cavolo, c'hai ragione, è ripartito a rialzo. Queste ore qui sono terribili perché qui in queste ore qui si decide tanto dei movimenti e quindi magari ci si prende un po' di spavento quando ci si mette long e tutto scende, oppure ci si vede spavento quando ci si mette short e tutto sale. Quindi ha chiuso lo short, aspetto il ritracciamento, non ti fare influenzare da me. Lo short della campana gaussiana sul metodo fascia, se vai a vedere, questo è il primo max caos, questa zona qui, questo è il secondo max caos, qui sopra non ci devi andare, infatti da qui è tornato giù, dando anche un segnale short, quindi sta scendendo. Ok? Adesso hai fatto bene a chiudere se usi il metodo fascia perché la campana gaussiana magenta sta chiudendo, però ricordati che da qui è partito la campana gaussiana gialla, è partita qui, su questo minimo qui, che è quello precedente al minimo assoluto, quindi parte, stai cercando una chiusura. Probabilmente questa è la parte centrale della campana gaussiana, quindi hai ancora spazio per scendere. Ok? Siccome io non lo trado tanto, cioè lo trado sì il dollaro yen, ma magari guardo altri grafici, cioè guardo questo qui l'avrei fatto magari, ma stanotte a quest'ora qui non l'ho fatto e non l'ho fatto neanche durante il giorno. Preferisco il mio euro dollaro che mi paga e mi rende felice. Ok? Siamo tornati sulla zona dell'open price che è questa, quindi la candela daily ha subito
una salita e una discesa. Okay? Abbiamo una candela daily di 36 pips, quindi non la vedo ancora tanto forte, non la vedo neanche tanto debole, è veramente neutra, una candela neutra. Okay? Euro UD, questo potrebbe essere un'idea. L'euro UD è la controparte dell'euro dollaro, mentre l'euro UD sale, l'euro dollaro scende. Infatti, vedete, proprio anche sui 5 minuti sta salendo tutto rettilineo rialzo, l'euro dollaro invece sta scendendo. Okay? L'euro UD, se dovete tradarlo, è difficile da tradare insieme all'euro dollaro perché vi trovate in questa situazione qui. Qui sale, adesso continua la fase rialzista, però siccome è salito tanto, potrebbe fare un ritracciamento. Mi fare un ritracciamento dell'euro UD, qui chiaro ci mi metto un Fibonacci, se qui comincia a farmi un ritracciamento magari per scendere in questa zona qui, allora l'euro UD sarebbe da tradare da questa zona qui, che è la zona di pullback. Se scende fino a qui, di questi 50 pips, io me lo trado rialzista da qui, però magari non lo trado nemmeno, però se vedo la discesa vuol dire che l'euro dollaro ricomincia a salire. Ok? Bene. L'euro yen che è la coppia che va molto a braccetto con l'euro dollaro in questi momenti qui, quindi vedete che c'è debolezza. L'unica espansione di Fibonacci è questa, potrei prendermi anche questa ultima rialzista, volendo, la posso mettere anche qui. Ok? Quindi un ritorno sopra il 50% potrebbe anche qui ripartire. Siamo in campana gaussiana gialla in chiusura. Chi l'avrebbe mai detto che l'euro dollaro dopo una salita del genere mi fa una dopo una salita fino a qui si rimangia tutta la candela e ritorna al pivot. Dal pivot è ripartito. Altro long per me, io accumulo fasi rialziste perché adesso le operazioni non mi interessano più. Adesso se incomincia a ripartire dal pivot e mi va a toccare questa zona qui, la prima operazione me la porto a casa. Incomincio ad accumulare a 100, 200, 300, 100, 200, 300 e mi porto a casa dei guadagni. Poi quando io ho chiuso la giornata stasera con 1000, 2000, 3000 euro, cosa faccio? Non mi interessa più dove è andato a finire l'euro dollaro. Mi interessava soltanto prendere casa, a portare a casa i profitti. Va bene? Bene. 10 e un quarto, io direi che per l'Outlook Weekly che parte tra me un quarto d'ora, potrei anche bloccare qui un po', diciamo, l'operatività del primo lunedì, delle prime ore del lunedì. Tornerei un attimino sui cicli per andare a vedere i cicli della sterlina dollaro, visto che non li abbiamo fatti, per chi poi vuole tradare la sterlina dollaro. Adesso siamo alle 10 e un quarto, abbiamo i primi 14 minuti della candela delle 10, ha ritestato il pivot, quindi da qui. È un long in tutti gli effetti, non mi interessa guardare neanche più la ciclica. Cioè, a questo punto è veramente soltanto azione del prezzo. Qui abbiamo l'open price, siamo scesi di 12 pips, se mi torni qui in alto, sei a cavallo. Ok? Bene, poi abbiamo la sterlina dollaro, guardiamo l'H1, anzi guardiamo, partiamo dall'H4, abbiamo un ciclo 1 chiuso qui, quindi parte una nuova distribuzione. Esattamente qui. Allora, da questo punto qui, che è il giorno 20 del 7, 20 del 7, eccolo qui, mi parte la nuova distribuzione, questa è una Y, questo è un ciclo 1. Ciclo 1, questa era da mettere qui, siamo nel ciclo 2. Quindi in questo caso qui devo capire 1. Fibonacci lo lascio ancora, siamo nel ciclo 2 che è partito qui. 2, 2. Devo capire se il ciclo 2 adesso diventa ribassista e anche qui stessa idea dell'euro dollaro. Se mi ritorni qui in alto sulla sterlina dollaro, il mio long della sterlina dollaro lo faccio da qui. Quindi ho già programmato, dovrei mettermi un alert. Non li ho mai messi perché non mi interessano, ma questo qui è il long che io farei oggi. Perché se mi arrivi qui in alto, mi rompi questo, mi vai a rompere anche questo massimo. Quindi il target è questo. Quindi un bel trade da fare per la sterlina dollaro che paga molto è da questa zona qui. Se lo vado a inserire, mettiamola dritta, vediamo se riusciamo a mettere il prezzo. Poi vi lascio che mi preparo un attimino. Adesso non ce la fa più a mettermela dritta. Qua qui. Ok,
1, 37 e 74. Da qui in poi la stella dollaro è long. Va bene? Ci stiamo? Sì o no? 1,37 e 74, sono 30 pips da dove è adesso esattamente. Quindi se mi torni su da questa zona qui, target, non è neanche il primo pivot perché c'è il breakout in questa zona qui. Vuol dire che c'è la ripartenza di un ciclo 2. Potrebbe farla. Adesso in laterale, tutta da venerdì sera a tutta stanotte vado tutta in lateralità. Ok? Bene, io vi lascio con un euro-dollaro debole. Dopo io pensavo addirittura quello short che ho fatto qui, se lo tenevo guadagnavo tanto, vedete, l'ho chiuso in perdita per dimostrare proprio che mi interessava la parte rialzista. Mi ha fregato perché è sceso, proprio per farvi l'aspetto dell'irrazionalità del mercato. A questo punto ho accumulato posizioni long che mi vanno bene, perché se mi ritorno qui in alto ho guadagnato molto di più dell'operazione short che avrei fatto da qui. Quindi col senno di poi magari è stata una cosa buona che è sceso e ho chiuso la perdita. Se il prezzo mi ritorna sopra la 12, mi riparte probabilmente una nuova distribuzione. Adesso io non so se questo era il ciclo 1, dove ha chiuso il ciclo 1 e dove riparte il ciclo 2. Cioè, vedete che questo qui potrebbe essere un ciclo 1, un ciclo 2, e qui una nuova distribuzione. Quindi non so neanche dove sono. Giuseppe, sono domande che sono un po' giuste da fare, ma dimostrano un po' l'insicurezza. Non lo so, se arrivo al secondo pivot va bene, ma per adesso, per arrivare al secondo pivot non mi interessa più, perché ho accumulato talmente tante operazioni che se il prezzo mi arriva fino a qui, io già posso chiudere tutto in positivo. Se non mi interessa più arrivare al secondo pivot. Secondo pivot potrebbe farlo per via del range operativo, cioè arrivare qui potrebbe farlo, sono 23 pips, addirittura potrebbe andare anche oltre, perché vi ricordo che 80, 80, 70-80 pips li fa l'euro-dollaro per arrivare lì in alto. Quindi può andare anche oltre il pivot. Al terzo pivot, che io non uso mai, dal terzo pivot più o meno in questa zona qui, ok? Però cosa mi interessa arrivare lì? Non devi prefissarti, il problema che ti devi togliere è il problema della precisione. Se tu ti togli la precisione, hai già vinto. Togliti la precisione. Non cercare di andare a fare sempre, prendere questo, prendere quello, non esiste. Io quando mi sono tolto questo problema qui, ho incominciato a guadagnare quando ho detto che i pivot ci sono, si possono utilizzare nei momenti giusti, però per le entrate, per esempio, ma anche per le uscite. Ma non devo fissarmi questo. Se a me il grafo mi paga, mi va rialzista, mi guadagna. Se io adesso ho 2, 4, 6, 8, 10 operazioni da 2, 5 operazioni da 2 lotti, se adesso mi arriva qui con 2 lotti, sono 10 pips, guadagno 2000 euro. Ok? Però sono entrato anche qui da qui, quindi se arrivo qui guadagno 700-800 euro, io chiudo. Se l'open price, ma me lo tengo fino a questo pivot qui, chiudo. Ho guadagnato 5-6-700 euro. E il rischio relativo, perché il rischio è un rischio rendimento che fa schifo il mio, cioè perdo anche, sono in relativo sto perdendo 1000-2000 euro, però ne guadagno 500-600 euro. Però se io faccio questa cosa 2-3 volte al giorno, ho guadagnato 1500 euro, dove ne potevo perdere 3000-4000, ma non mi interessa. Perché a lungo andare io sono positivo. E poi vi dico, poi non vi faccio vedere, poi vi arrabbiate. Sono due lotti, 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 due lotti. Ho guadagnato oggi 424 euro, un po' di spread, no? Però se adesso incomincia a salire questa operazione a due lotti, tra un pochettino mi copre questa, mi copre questa, mi copre questa. Ok? Se mi arriva fino a qui, ho già guadagnato, non mi interessa fare altro. Va bene? Quindi vi ho reso anche partecipi di un'operatività negativa, ma questo non mi interessa, assolutamente fa parte del trading. Siamo arrivati in una campana gaussiana che non sappiamo dove siamo, potrebbe farmi un nuovo minimo, però potrebbe anche adesso ripartire, andando sopra la 12, ripartire da questa zona qui, una nuova distribuzione. E questa era una distribuzione irregolare. Ok? Se adesso mi ritorno sopra la 48, mi parte una nuova distribuzione. Questo movimento che è stato qui è 9, 10. Questa è la candela delle 10, potrei richiudere poi le 11 e ripartire al rialzo. Quindi questo movimento qui è un movimento di volatilità. Grazie a tutti, ci si sente tra 10 minuti per l'Outlook Weekly. Vi aspetto numerosi. Chi non ha il link per partecipare se lo trova nel blog. E così andiamo avanti per la partenza. Un buon start a tutti per la settimana.
Vedete che la settimana ci porterà poi a venerdì a capire se abbiamo fatto del buon trading, sensato e non sensato. Ok? Ricordatevi che la parola chiave del trading è che la precisione non esiste. Chi è perfezionista? Che io sono perfezionista, in tante cose perfezionista. Venerdì, no, sabato, per esempio, sono andato a comprarmi una moto, un'altra moto, e già ho paura perché me la consegnano il 3 agosto, già ho paura perché quando la porto mi darà sicuramente già fastidio quando si sporca. Vorrei che se, le cose sarebbero tutte sempre nuove. Però lo sapete, cioè le macchine, le moto, si comprano, vai a farti un giro, piove, si sporca. E non sarà mai nuova, no? Però purtroppo abbiamo questo problema. È un male comune la perfezione. Anche questo fa parte che devi abituarti che le cose nuove non rimarranno mai nuove. È la stessa cosa nel trading: la precisione non esiste. Può succedere che un giorno ti vada preciso, ti vada a toccare il pivot, che ne so io, ma è un caso, casistica. Ok? Quindi vi lascio con questa cosa qui. Con un po', vedete come sale e scende veloce, quindi non è che sia. Se adesso mi parte a rialzo e mi fa questa candela qui, ragazzi, io qui sono già in positivo. Questa me la posso già chiudere quando arrivo a 200-300 euro, poi vediamo, magari me la tengo, magari me la chiudo. Non mi interessa chiudere tutte le operazioni in guadagno, ok? Non tutte. Se già io mi chiudo due o tre operazioni, mi lascio correre queste due, non mi danno fastidio, dormo lo stesso. Grazie a tutti della partecipazione, ci si sente tra un pochettino. Ciao ciao, ciao a tutti.